È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili. Eppure me li tengo stretti, perché malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Semplicemente, non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale. Sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi. Posso percepire le sofferenze di milioni di persone, ma se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità. La storia di oggi è la storia di Anna Frank, una giovane ragazza ebrea che è diventata uno dei simboli più importanti dell'Olocausto, dimostrandoci con la spontaneità della sua penna che anche da prigionieri la vera libertà rimane quella interiore. Ciò che appare evidente nel suo diario, celebre in tutto il mondo, è la voglia di essere ancora felice, nonostante le difficoltà che quel triste periodo ha riservato. E questo è un sentimento universale che ci porta a riflettere, in cui ci identifichiamo ancora oggi, sentendoci vicini a lei e a tutte le altre vittime a cui è riuscita a dare voce. Siamo in Germania. Il 12 maggio del 1889 nacque Otto Frank. Dopo aver prestato servizio durante la Prima Guerra Mondiale come ufficiale dell'esercito tedesco, cominciò a dirigere la banca di famiglia. Durante una vacanza in Italia, conobbe Edith, figlia di un imprenditore di 11 anni più piccola, e il 12 maggio del 1925 si sposarono. Il 16 febbraio del 1926, a Francoforte, nacque la loro prima figlia, Margot. E 3 anni più tardi, il 12 giugno 1929, nacque la seconda, Anna. I Frank abitavano in un appartamento della periferia di Francoforte e la loro era una famiglia di ebrei riformati che frequentavano spesso la sinagoga. Insieme a Margot, Anna viveva in una comunità mista e quindi era circondata sia da bambini di fede ebraica che da bambini di fede cattolica e protestante. Anna e Margot giocavano ogni giorno con i bambini del vicinato e condividevano la curiosità sulle reciproche festività religiose. Edith era una donna molto credente e Margot, come la madre, era molto interessata alla vita della comunità ebraica. Anna, invece, era molto più simile al padre. Lui era quello che più pensava alla loro educazione. Aveva una vasta biblioteca e le incoraggiava ad avvicinarsi alla lettura, stimolando la loro curiosità fin da piccole. Anna visse lì i primi anni della sua vita, ma nel 1933 Adolf Hitler salì al potere e con la nascita del nazionalsocialismo, dopo pochi mesi cominciarono a manifestarsi i primi comportamenti di razzismo nei confronti degli ebrei. Otto e Edith si allarmarono, cominciarono a temere il peggio, non si sentivano più al sicuro in Germania, così decisero che sarebbe stato meglio fuggire. Edith e le figlie andarono a vivere ad Aquisgrana, da sua madre, Rosa Hollander. Otto, inizialmente, rimase a Francoforte, ma poi partì per Amsterdam, nei Paesi Bassi, e aprì una filiale dell'azienda Opecta per la vendita di un composto che aiutava a fare la marmellata. Sistemò lì i suoi affari e preparò l'arrivo della famiglia, che nel frattempo, a causa delle nuove leggi razziali, perse la cittadinanza tedesca. Quando Otto andò a vivere in un appartamento di un palazzo condominiale che si trovava in un nuovo quartiere, costruito da poco da molte famiglie tedesche di origine ebraiche, la sua famiglia lo raggiunse. Si adattarono tutti bene alla nuova vita olandese, ma la madre di Anna iniziò a manifestare segni di depressione. Faticava ad abituarsi e sentiva nostalgia della Germania, ma non si poteva tornare indietro. La vita per gli ebrei in Germania peggiorava sempre di più. Anna e Margot invece vissero spensierate, fecero nuove amicizie e iniziarono a frequentare la scuola pubblica.
Margot era molto brava a scuola e nonostante i problemi iniziali con la lingua olandese, si distinse ed ebbe ottimi risultati, soprattutto in matematica. E il suo sogno, secondo quello che poi scrisse Anna, era quello di diventare un'ostetrica. A differenza di Margot, che è sempre stata descritta come una ragazza timida e riservata, Anna appariva invece come una bambina dal carattere vivace ed estroverso, a cui non mancava mai il sorriso, e a volte si comportava anche in maniera impulsiva. Veniva spesso paragonata alla sorella. Sua madre, a quanto pare, le suggeriva di prenderla a esempio, e ad Anna questo non piaceva. Anna aveva molti interessi. Per esempio, amava il cinema e infatti collezionava poster di attori, coi quali riempiva le pareti della propria stanza. Si interessava alla mitologia greca e a quella romana e imparava a memoria anche i nomi delle dinastie reali europee. In particolare però amava leggere ed era molto portata per la scrittura. Anna infatti voleva diventare una giornalista o una scrittrice. A scuola incontrò bambini della sua stessa età, come Anne Goslar, che sarebbe poi diventata una delle sue migliori amiche, insieme a Sam Lederman. Nel 1938, insieme all'amico ebreo Herman van Pels, Otto avviò una seconda ditta, che si occupava della distribuzione di spezie. Nel settembre del 1939 scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Tutti gli ebrei in esilio temevano che anche i Paesi Bassi venissero minacciati dai nazisti e dal crescente potere di Adolf Hitler. E in effetti, il 10 maggio del 1940, i tedeschi attaccarono e occuparono i Paesi Bassi e la famiglia Frank si sentì in pericolo, di nuovo. All'inizio la situazione era ancora sostenibile e la famiglia Frank, come tante altre famiglie ebree, viveva in un'apparente normalità, con piena libertà di movimento. Ma le cose cambiarono quando entrarono in vigore leggi razziali più severe, che lasciavano immaginare solo conseguenze peggiori. Otto provò più volte, inutilmente, a ottenere asilo negli Stati Uniti, chiedendo aiuto anche a un amico, ma la domanda di visto non fu mai elaborata. Ogni giorno che passava, le nuove leggi privavano sempre di più gli ebrei dei loro diritti. Tutti furono obbligati a far parte di un apposito registro anagrafico, con foto e impronte digitali allegate. Era anche obbligatorio portare sui vestiti la cosiddetta stella ebrea, così che fossero facilmente riconoscibili. Vennero progressivamente esclusi dalla vita sociale e da quella pubblica. Anna e Margot dovettero abbandonare la scuola pubblica per frequentare uno speciale liceo riservato a ragazze ebree. Fra i tanti divieti, a colpire di più Anna fu quello di non poter più andare al cinema. Come vi dicevo prima, lei lo amava molto, e quindi anche questo fu un duro colpo. In breve tempo nacque un partito nazista olandese, il Movimento Nazionalsocialista. Il 12 giugno del 1942 Anna compì 13 anni e fra i regali trovò un quaderno a quadretti, bianco e rosso, che presto sarebbe diventato il suo diario. Anna cominciò a scriverci sopra i suoi pensieri, sulla scuola e sugli amici, e parlava al diario come se stesse parlando a un'amica. Infatti poi lo battezzò col nome di Kitty. E già dalle prime pagine cominciò anche ad elencare alcuni divieti che erano stati imposti alla vita degli ebrei olandesi. Nell'estate del 1942 la vita degli ebrei peggiorò e molti cominciarono a essere spediti nei cosiddetti campi di lavoro. Scappare dai Paesi Bassi sembrava impossibile, troppo pericoloso e complicato. Così la famiglia Frank cominciò a considerare l'idea di nascondersi. E questo accadde prima di quanto avessero previsto, perché il 5 luglio del 1942 Margot ricevette un avviso dal comando di occupazione nazista. Si sarebbe dovuta presentare presto a un campo di lavoro in Germania. Qualora non lo avesse fatto, sarebbe stata prelevata con la forza e l'intera famiglia sarebbe stata arrestata. Così, il giorno successivo, il 6 luglio 1942, si prepararono a lasciare la loro casa
portandosi dietro il minimo indispensabile per passare inosservati. E tra le poche cose che Anna portò con sé, c'era proprio il suo diario. I Frank lasciarono la casa in uno stato di confusione, proprio per dare l'impressione che se ne fossero andati all'improvviso, e lasciarono anche un biglietto, in cui dicevano di essere fuggiti, in Svizzera. Otto Frank aveva invece preparato un nascondiglio, in una casa che si trovava attaccata, dietro l'edificio in cui aveva sede la sua ditta. Si fece aiutare dalla sua segretaria, Mip Gies, che accettò di aiutarlo e si assunse questa pesante responsabilità, insieme al marito e altri collaboratori. Erano tutti consapevoli che se catturati avrebbero rischiato la vita per aver dato rifugio a degli ebrei. Così Anna e la sua famiglia cominciarono la clandestinità nell'alloggio segreto. Dopo una settimana arrivarono anche i signori Van Pels e il loro figlio, Peter. La casa era predisposta in due piani e una soffitta. Al primo piano c'erano due piccole camere. In una dormivano Anna e Margot e nell'altra i genitori. Di sopra c'erano altre due camere, una più grande che fungeva anche da cucina, in cui dormivano i signori Van Pels, e un'altra più piccola, in cui dormiva Peter. E infine, tramite una scala, si arrivava alla soffitta. La porta che conduceva a questo retrocasa era collegata all'ingresso degli uffici con una ripida scala ed era nascosta da una libreria girevole. Nel novembre del 1942 si unì a loro anche un altro uomo, il dentista Fritz Pfeffer, che divise la stanza con Anna mentre Margot si trasferì nella camera dei genitori. Otto credeva che sarebbero tornati liberi in un paio di settimane, ma andò diversamente. Rimasero nascosti per più di 2 anni. Non potevano uscire, né fare rumori che potessero attirare l'attenzione. Mip, insieme agli altri complici, si occupò di procurare loro cibo e sostegno. Quando la sera gli impiegati dell'azienda terminavano il loro turno di lavoro, i clandestini uscivano dal nascondiglio e andavano nell'edificio principale per ascoltare le notizie alla radio. Molti amici dei Frank erano stati arrestati e deportati nei campi di concentramento, quindi la paura che anche a loro toccasse la medesima sorte si faceva più viva. Anna era contenta che ci fossero nuove persone con cui poter parlare, ma il clima di tensione era elevato. Si viveva nella paura e nell'incertezza, e la perenne ansia di essere scoperti portava a volte a conflitti. Oltretutto per Anna, quello era l'inizio dell'adolescenza, e quindi la convivenza era ancora più difficile. Anna litigò col dottore, i battibecchi fra i due erano frequenti. Lei lo trovava insopportabile e non era contenta di dividere la stanza con lui perché avrebbe voluto più privacy. Peter, invece, era un ragazzo molto gentile e timido, ma Anna all'inizio lo riteneva strano e noioso, dal carattere permaloso. Ma è sorprendente come in breve tempo il loro rapporto cambiò, tanto che Anna finì per prendersi una cotta per lui. I due avevano un dialogo bellissimo e si ritrovarono spesso a confrontarsi, nascosti in soffitta. Anna trascorreva la maggior parte del suo tempo a leggere e a studiare e regolarmente si dedicava alla scrittura. Quando sentì un appello alla radio del ministro dell'istruzione che chiedeva di conservare tutti i diari e i documenti della guerra perché alla fine del conflitto sarebbero stati pubblicati, Anna decise di scrivere sul suo diario, pensando appunto che sarebbe stato pubblicato e letto da molte persone. Scrisse dei suoi rapporti coi membri della sua famiglia e di tutte le differenze in ciascuna delle loro personalità. Venne fuori una cronaca dettagliata della vita nel nascondiglio segreto. Leggendo il diario si può notare la crescita di Anna, sia quella stilistica che quella umana. Maturando, cominciò anche a parlare di argomenti più complessi, come la fede in Dio, la guerra e la società. Anna trasferì su carta pensieri, paure, sofferenze, ma soprattutto speranze. Sì, perché lei sperava che sarebbe presto finito tutto, e in effetti fu così. Ma le cose per lei,
andarono diversamente. La mattina del 4 agosto 1944, attorno alle 10, la Gestapo arrivò nell'alloggio segreto, dopo una segnalazione da parte di una persona mai identificata. Gli 8 clandestini furono arrestati e presi in ostaggio, e l'appartamento fu saccheggiato. Mip Gis e un'altra collaboratrice che si trovavano lì riuscirono a scamparla e fuggirono, ma quando la polizia andò via, rientrarono velocemente e prima che ritornassero per una perquisizione, recuperarono quante più cose possibili, fra le quali anche il diario che Anna aveva scritto. Miep Gibbs è passata alla storia come la donna che ha salvato per noi il diario di Anna Frank. A quanto pare anche Margot aveva un diario, ma non fu mai ritrovato. I prigionieri, dopo qualche giorno, furono internati nel campo di concentramento di Westerbork, costretti a compiere i lavori più duri, e il 3 settembre del 1944 vennero caricati su un treno che aveva come meta il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, dove giunsero 3 giorni dopo, e qui la famiglia Frank venne separata. Edith, che aveva preso malissimo il fatto che l'avessero separata dalle figlie e dal marito, fu selezionata per la camera a gas, ma non arrivò a subire quella sorte. Morì prima, di fame, il 6 gennaio del 1945. Era stata lei stessa a rifiutare il cibo. Anna e Margot erano rimaste insieme, nel campo di Bergen-Belsen, e dopo estenuanti settimane si ammalarono di tifo. Tra febbraio e marzo del 1945 Margot morì, nonostante le attenzioni di Anna, che si era presa cura di lei fino alla fine, e dopo qualche giorno, anche se non si conosce la data esatta, morì pure Anna, e furono sepolte assieme in una delle fosse comuni del campo da altre 2 ebree che avevano passato insieme a loro quell'orribile periodo, e che poi, quando poco dopo fu tutto finito, si preoccuparono di informare Otto della loro morte. Otto Frank, infatti, fu l'unico abitante dell'alloggio segreto che riuscì a sopravvivere, nascondendosi nell'infermeria del Lager durante la marcia della morte nel campo. Una volta tornato ad Amsterdam, ricevette da Mip Gibbs il diario di Anna e, come unico sopravvissuto, si occupò di farlo pubblicare, facendo sì che il sogno di Anna venisse esaudito.